Buongiorno a tutti, sono Johannes Green Fox, coautore del libro dei Tarocchi degli Spiriti Verdi, benvenuti in Awa, il canale che parla di esoterismo nella tradizione occidentale. E facciamo una nuova lettura interattiva. Le tre scelte sono la piuma, la sfera di cristallo e la terza è l'ametista. Quindi vi concentrate su uno di questi simboli e adesso inizierò le tre letture con le nostre carte di tarocchi di Spiriti Verdi. Naturalmente queste sono letture interattive, sono letture generiche e possono essere approfondite. Acquistando il nostro libro e le nostre carte potrete fare anche gli esercizi con questi Spiriti Verdi, per poter così approfondire il lavoro energetico e le cerimonie che ci sono dietro a questo mazzo. Se volete acquistare il libro potete scriverci nella nostra email spiritiverdi@gmail.com o direttamente nella nostra pagina Facebook, I Tarocchi degli Spiriti Verdi, o ci trovate anche come chiocciola Spiriti Verdi. Bene, detto questo, inizio la prima lettura, che è quella della piuma, e andiamo a scegliere le tre carte. La prima carta sarà un po' l'energia generica di questo periodo. Siamo in luna crescente, ci avviciniamo alla luna piena, quindi è un momento di crescita. La piuma ci ricorda la leggerezza, ci ricorda la comunicazione, il messaggio, il messaggero, e quindi anche la capacità di muoverci da un luogo all'altro, sia spiritualmente ma anche fisicamente. Adesso inizio a estrarre le carte. Quindi estraggo la prima, che diciamo è la generica, quello che sono nato in questo momento, che ve la mostro, che è il Ginkgo Biloba, carta numero 21. La vedrete speculare per via della ripresa, che in questo momento non ho il cavalletto, quindi dovrò far così. Il Ginkgo Biloba ci parla di equilibrio, è uno spirito verde molto connesso all'energia dell'aria, della piuma. Infatti anche la foglia del Ginkgo Biloba ci ricorda un po' un'ala, anzi due ali, due emisferi di due ali. Quindi ci parla di riequilibrio della nostra mente tra gli aspetti materiali e spirituali, tra gli aspetti maschili e femminili, emisfero destro e emisfero sinistro. Quindi ci dice, come prima carta, quindi come carta che guida un po' tutta la lettura per chi ha scelto la piuma, è riequilibrare le vostre polarità, le vostre energie, perché c'è un momento di squilibrio tra queste forze che sono contenute dentro di noi, ma che sono forze opposte. Andiamo con la seconda carta, la seconda scelta, che è un po' l'energia che si muove dentro di voi. E c'è il ciliegio, la carta numero 6. Il ciliegio in questa occasione ci parla di una ricerca proprio dell'armonia dentro. Perché mentre il Ginkgo Biloba ci parla di una ricerca dell'equilibrio, questa carta ci parla di armonizzare, di portare armonia, portare una sorta di benessere anche dentro di noi, che in questo momento è particolarmente necessario. Cioè il nostro mondo interiore, per chi ha fatto la scelta della piuma, è particolarmente necessario il lavoro con l'armonia interiore. Naturalmente, se vorrete comprare il mazzo e il libro, troverete anche degli esercizi da fare con questa carta, perché questa carta, probabilmente perché ha fatto questa scelta, è la più importante, quella con cui dovrebbe lavorare per ricercare questa armonia. Ora andiamo a vedere la terza carta della prima lettura, che ci parla invece della proiezione nel mondo esterno. Ci parla di ficus religiosa. Quindi il ficus religiosa qua rimanda, sono tre carte che sono ben connesse tra di loro,
e il ficus religioso in particolare ci rimanda a questa ricerca di questa armonia anche col mondo esterno, di trovare una sorta di pace, come se in questo momento si sta vivendo anche un po' di caos nel nostro mondo esterno, di connessione con la nostra vita ordinaria. Beh, questa è la prima lettura, vado a rimettere queste tre carte nel mazzo e vado a rimescolarle naturalmente. E intanto concentratevi sulla sfera di cristallo perché sarà la prossima lettura interattiva che faremo. Vi chiedo pazienza mentre mescolo le carte, quindi concentrate. La sfera ci parla di visione, quindi di chiarezza, ci parla anche di comprendere un po' il mondo, il nostro mondo, il mondo che ci circonda, e avere una visione anche più chiara riguardante il mondo che ci circonda. Adesso concentrate mentre mescolo le carte e ora andrò a togliere la sfera e andremo a fare la lettura con le tre carte esattamente come prima. Bene, andiamo a scegliere la prima carta. Ginepro. Quindi, carta numero 31, il ginepro ci parla di resistenza, ma anche di una resistenza connessa anche a ciò che ci piace, quindi resistere a ciò che ci piace e magari utilizzare ciò che ci piace per creare una sorta di resistenza al mondo, al nostro mondo, al mondo che ci circonda. Ci parla anche di generosità, essere più generosi, soprattutto con noi stessi, e avere la capacità e la comprensione di come difenderci da chi non merita questa generosità. Quindi avere la capacità anche di creare una sorta di arma di protezione. Ora andiamo a vedere la seconda carta, che invece ci parla della proiezione interna in base a questa visione, a questa resistenza, a questo aiuto di ciò che ci piace, che crea la nostra resistenza, la nostra forza, ciò che a noi ci nutre realmente nelle profondità del nostro essere. La seconda carta è uscita il castagno, quindi carta numero 23, scusate. Il castagno ci sta dicendo che c'è un richiamo interno che arriva dai nostri antenati, dalla nostra famiglia, dalle nostre origini. Quindi magari la sfera rappresenta la visione del mondo e anche la capacità di vedere il mondo, quindi particolarmente in questo modo potrebbe essere la capacità di vedere un po' le nostre connessioni familiari, le nostre connessioni con i nostri antenati e la consapevolezza delle nostre origini, da dove veniamo, perché abbiamo questo determinato retaggio familiare, da dove arrivano i nostri talenti familiari o anche i nostri problemi familiari. Cercare un po' di investigare anche dentro di noi riguardante questi aspetti. Andiamo a vedere la terza carta, che è un po' invece quello legato al mondo esterno. Cosa ci raccontano oggi i tarocchi e gli spiriti verdi? Andiamo a vedere. Scegliamo. Ecco, se sta cadendo una carta da sola, vado a prendere quella che cade. Il timo. Quindi il team in questa proiezione verso il mondo esterno, di visione, quindi di connessione con questa sfera che ci permette di osservare il mondo nella sua totalità, ci parla anche di sentimenti, quindi ci parla anche di osservare il mondo attraverso i sentimenti e non solo attraverso la ragione. E il timo, come il ginepro, sono due piante che sono connesse alla bellezza tutte e due in realtà. Sono
hanno una connessione con la bellezza, ma l'unica di hanno due cose in comune oltre a questa, oltre alla connessione con la bellezza, è la difesa della bellezza e la difesa dei nostri sentimenti. Quindi qua ci rimanda il timo alla connessione con difendere, armarci per poter preservare i nostri sentimenti o ciò che richiama a noi le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Bene, ora ho finito la seconda lettura interattiva, manca la terza e ultima. Per la terza abbiamo l'ametista, che la metto qui così la vedete pure voi. Ho già rimesso le carte al suo interno, all'interno del mazzo. Andiamo un po' a mescolare, a osservare cosa ci stanno dicendo gli spiriti verdi per questa scelta. Comunque, l'ametista è una pietra di purificazione, di pace mentale soprattutto. È anche una pietra che ci aiuta a difenderci dai vizi. Quindi da quelli che sono i nostri vizi, le nostre passioni che possono anche farci del male a volte, o ci difende anche dagli eccessi, l'ametista. Eccessi emotivi, eccessi mentali, eccessi fisici, eccessi di cibo, sostanze, bevande. Cioè, difende dagli eccessi per poterli riequilibrare in tutti i suoi aspetti. Quindi andiamo a prendere la prima carta, che è quella che un po' guida tutta la lettura. Ci arriva l'Angelica. L'Angelica in questo caso ci parla di connessione con delle entità che sono anche considerate magari guardiane del nostro essere, quindi non a caso anche l'ametista è una pietra altamente spirituale. Qua ci sta dicendo l'Angelica una connessione, cioè un richiamo spirituale delle nostre guide, del nostro spirito guida, del nostro angelo, la nostra divinità. La divinità in cui crediamo, eccetera. Questo è molto personale, molto intimo, un richiamo molto profondo e sottile in realtà. Andiamo a vedere la seconda carta, che è un po' il nostro legame col mondo interno. Cosa ci racconta l'ametista e gli spiriti verdi in questo caso. Interessante comunque vedere come gli spiriti verdi interagiscono con le pietre e col significato delle varie pietre o vari simboli con cui si lavora anche durante questo tipo di letture interattive totalmente improvvisate, senza. Il nostro mondo interiore ci parla di sorbo, ed è il sorbo. Ci avvisa, il nostro mondo interiore ci sta avvisando che stiamo avvertendo un pericolo per noi, per la nostra incolumità, che potrebbe essere un pericolo emotivo, un pericolo mentale o fisico. Comunque ci sta avvisando che c'è un pericolo, quindi di tenere alta la difesa, di essere pronti a lottare anche per qualcosa, quindi per qualcosa che è legato al vostro mondo interiore. Quindi forse anche questo richiamo di quest'angelica, delle vostre guide in questo momento, è guidato anche da questa richiesta del mondo interno di difesa, e quindi sta richiamando la connessione con degli spiriti superiori legati a voi. Ora andiamo a vedere la terza, l'ultima carta di questa lettura e andiamo ad analizzare un po' il mondo, la proiezione col mondo esterno che sta accadendo, perché ha fatto questa scelta dell'ametista. Sto mescolando le carte. Adesso sto scegliendo la terza e ultima carta ed è uscita una
la carta che è uscita anche nella prima lettura, che è il Ginkgo Biloba, e qui in questo caso è legato alla proiezione esterna, quindi c'è qualcosa nel mondo esterno che è squilibrato, forse è questo squilibrio di energie nel mondo esterno sta accendendo un po' questo allarme rosso, protezione, protezione, e allo stesso tempo c'è un richiamo dell'angelica, quindi degli spiriti guardiani della persona che ha scelto l'ametista. In questo caso penso che forse se per chi vorrà acquistare il mazzo o il libro, la carta principale con cui lavorerei, mediterei o farei delle cerimonie è proprio l'angelica, perché poi è anche una pianta altamente purificatrice, quindi vi aiuta, oltre che a richiamare queste forze angeliche o forze spirituali, a connettervi profondamente e a ripulire anche il vostro ambiente, la vostra casa, voi stessi, da forze ostili. Bene, per oggi ho finito. È un po' di tempo che non stavo facendo letture, ma ho avuto un po' da fare in questi ultime settimane, e spero che vi sia piaciuto come sempre. Vi ringrazio per ascoltarmi e ci sentiamo presto da Awa, il canale che parla di esoterismo nella tradizione occidentale, dai tarocchi e degli spiriti verdi. Un abbraccio da Johannes.